Quindi la mia presenza qui, caro Presidente, e rappresentanti dei familiari delle vittime, ha questo significato: partecipazione al dolore che rimane per quanto avvenuto, solidarietà della Repubblica per questo dolore. Ricordo, dovere del ricordo della memoria, perché non si smarrisca mai la consapevolezza di quanto avvenuto e della gravità di quanto è avvenuto e di quanto va impedito per il futuro. È ribadire l'esortazione, la sollecitazione a sviluppare ogni impegno per la verità, con ogni elemento, documentale o non documentale, ogni elemento che possa contribuire a raggiungere pienamente la verità. Dolore, ricordo e verità piena, sono queste le sollecitazioni che raccolgo e che esprimo e che vorrei rassegnare per solidarietà nei vostri confronti e nei confronti di Bologna, della città ferita e che non dimentica questa ferita e che ha reagito in maniera esemplare a quel che è avvenuto. Per questo il significato della corona di fiori davanti alla lapide e questo nostro breve incontro in questo luogo che raccoglie la memoria di quanto è avvenuto è questo. Partecipare al dolore, ripetere il dovere della memoria e ripetere e ribadire l'impegno per la verità.